Eccoci qua, ben trovati. Terzo appuntamento in mezzo ai cavalli con Davide Bassi. Davide, ciao a tutti. Ci ha raccontato una marea di cose. Sì. A questo punto arriviamo alla gerarchia del branco, giusto? Sì, certamente. Dai, andiamo avanti. Entriamo subito dentro. Allora, i cavalli vivono insieme, vivono in grossi gruppi. Generalmente la gente pensa che il cavallo vive in piccoli gruppi. In realtà in natura ci si creano, nella vera natura, quando un tempo i cavalli vivevano liberi, si creavano dei grossi branchi. Io quando ero ragazzo ed ero in Australia ho visto dei branchi di oltre 500 cavalli, perciò quando uno dice addirittura 500 cavalli. 500 cavalli, perché in Australia è un territorio dove i cavalli si sono riprodotti quando è un territorio ampio, perciò come poteva essere l'America al tempo proprio degli indiani, dei pionieri. Perciò i cavalli, vivendo liberi, si creano dei grossi aggruppamenti che vengono chiamati branchi, e all'interno del branco il cavallo crea delle gerarchie. La cosa fondamentale e la cosa molto particolare, che è abbastanza unica negli altri animali, è che il cavallo non fa differenza tra la femmina e il maschio, c'è completamente parità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la femmina... Intanto sentite il vento, noi siamo in campo aperto. Siamo in campo aperto, una bellissima giornata. Una bella giornata, siamo allo stato brado, dai. Cosa succede? Che il maschio e la femmina sono nella stessa maniera forti e veloci. E questo cosa comporta? Comporta che anche la femmina può essere un capobranco. Che bello! Perciò noi possiamo avere due situazioni: o il maschio è il capobranco o è la femmina. Quando il capobranco è un maschio, si creerà un'altra gerarchia all'interno delle femmine. Questa è la nostra amica Stella, eccola, una cavalla. Ciao. Che anche lei l'abbiamo salvata e l'abbiamo regalata alla nostra amica Patrizia. Che bella! È una nostra amica che ha aperto un altro centro vicino a Modena, dove anche lei terrà i cavalli liberi come noi. Che bella sei! Perciò i cavalli hanno bisogno di un leader. Questo leader ha il compito di tutelare la salvaguardia degli altri cavalli, ed è un leader differente rispetto, per esempio, al leader come noi lo consideriamo noi uomini. Sì, perché noi uomini, quando diventiamo leader, prendiamo soltanto tutti i meriti. Il sopravvento verso gli altri. Invece nei cavalli il leader ha uno spirito di abnegazione, cioè di tutela completa e di sacrificio verso gli altri. Noi pensiamo che noi pensiamo che il leader è quello che sta davanti al branco. Invece in questo caso noi abbiamo il leader, il capobranco, che sta dietro al branco. È a protezione. È a protezione, perché il cavallo si interpone tra la parte posteriore e gli altri cavalli, in modo tale che può difendere il branco dagli attacchi che possono arrivare dall'esterno. Accidenti. E davanti chi abbiamo noi? Invece davanti abbiamo un'altra figura molto importante, che è l'apripista. L'apripista è il cavallo che conduce il branco verso la meta, verso il pascolo che devono raggiungere. Perciò noi abbiamo davanti l'apripista, dietro il capobranco, ma il capobranco non è da solo, è con altri cavalli che sono i cavalli più forti, che si mettono a forma di tanaglia, coprendo i lati, al fine che tutto il branco sia completamente coperto, mentre all'interno del branco troveremo i puledri e le femmine che hanno il puledro, oppure che sono in una fase di gestazione prima del parto. Perciò la cosa fondamentale, qui noi vediamo che all'interno dei cavalli ci sono infinite gerarchie. Queste sono quelle più importanti, ma anche l'ultima ruota del carro, del branco, ha la sua funzionalità, e queste gerarchie sono gerarchie che si rispettano fino a quando il capobranco è in grado di tutelare il branco. Lui mantiene la sua leadership, mentre nel momento in cui questa sua capacità diventa meno, non sarà uno scontro violento, ma sarà lui stesso che cede la leadership ad un altro cavallo. E questo è molto importante. Gli scontri possono avvenire esclusivamente nel momento degli accoppiamenti. Ok, allora noi vi diciamo, eccoci, intanto la nostra amica ci vuole salutare, noi vi diciamo state qui, tra 7 giorni ci rivediamo. Bye bye, ciao.